tra le verdi vallate calabre, dove si erge il massiccio montuoso dell'Aspromonte, immersa tra vaste distese rigogliose, tra la natura ancora incontaminata, sorge San Procopio. Questo piccolo comune si estende per circa 10 km quadrati e gli abitanti che vi risiedono sfiorano i 600. Date le sue modeste dimensioni, il paesino che si affaccia tra i boschi, che quasi sembrano proteggerlo da tutto quanto lo circonda, si può annoverare come piccola perla della Calabria. Passeggiando tra le lunghe stradine del posto, si possono ammirare immediatamente le case di struttura ancora rurale, decisamente caratteristiche e curate per essere mantenute ancora come un tempo. I panorami sono davvero unici e riescono a regalare estasi alle nostre pupille. Oltre ai verdi campi e allo splendore degli alberi che qui crescono rigogliosi, vi sono anche degli ulivi unici al mondo. Alti più di 30 metri forniscono delle olive utilizzate da moltissimi anni per produrre un olio che ancora oggi viene gustato dagli abitanti del posto. Questo prodotto tipico ha un sapore unico nel suo genere. I turisti infatti accorrono numerosi per acquistarne grandi quantità. In una delle piazzette principali del paese si trova la chiesa parrocchiale di San Procopio, dedicata al santo patrono del paese, che, data la radicata devozione degli abitanti al santo, prende il nome proprio dal protettore. Il luogo di culto si trova nel largo dedicato a Monsignor Bruno Occhiuto, personaggio illustre del posto, che fondò ed inaugurò questa chiesa nel 1935. Qui prima, infatti, sorgeva l'altro santuario che fu distrutto da un violento terremoto. La struttura ad unica navata si presenta subito in tutta la sua maestosità. La facciata esterna, sulla quale vi è sovrapposta una grande croce in ferro battuto, è disposta su tre livelli. Il largo ed alto campanile che la affianca porta in alto anch'esso una croce della stessa manifattura. Le finestre che rendono luminoso l'ambiente interno sono formate da piccoli semicerchi, strette e lunghe, disposte sullo stesso livello. L'ingresso è inserito perfettamente nel complesso della struttura. Sul portone è posto un colonnato a semicerchio. Appena entrati, lo sguardo viene rapito dall'immagine dell'Immacolata, la cui statua è inserita in una nicchia semicircolare, protetta da una lastra di vetro. Sulla sinistra si può notare la statua di Santa Rita, mentre sulla destra vi è la scultura dedicata a San Biagio Vescovo.
Oltre alle finestre laterali a donare luminosità alla sala interna, il particolare abbinamento cromatico. I muri sono dipinti di color avorio, che ben si sposa con il celeste della cupola che sovrasta la statua dell'Immacolata. A rendere ancora più importante il luogo di culto, inserita in un archetto laterale, sulla sinistra, la statua di San Procopio, l'unico santo raffigurato a cavallo, e il primo martire della Palestina. Oggi, domenica, durante la messa, si inneggiano anche dei cori dedicati al patrono. Questa è la chiesa parrocchiale. In questa cittadina ci sono tre chiese. Questa era chiamata dai vecchi la chiesa nuova, in quanto è in ordine di tempo quella più recente. La vecchia chiesa parrocchiale fu distrutta dal terremoto e quindi poi ricostruita e inaugurata, consacrata da chi era stato parroco in questa parrocchia, Monsignor Bruno Occhiuto, il 7 e l'8 dicembre del 1935. Questa chiesa è datata, questa è la data di questa chiesa, e dove viene insieme alla Madonna Immacolata e agli altri santi che potete vedere, se la Santa Rita, San Biagio, c'è il nostro patrono San Procopio, è martire, il primo martire della Palestina, la terra di Gesù, è il primo martire San Procopio. Ed era un uomo, è stato un uomo particolarmente innamorato della Sacra Scrittura, uomo particolarmente umile, che affronterà il martirio per non sacrificare agli idoli. Siamo all'inizio del 300, nella persecuzione di Diocleziano, il vecchio era Diocleziano, ma ancora prima della pace costantiniana ancora c'erano queste persecuzioni. Lui rifiuterà di sacrificare agli idoli, dirà che c'è un solo creatore, un solo signore, che bisogna obbedire a un solo maestro, dopodiché il giudice lo farà decapitare, ecco, praticamente entrerà nella gloria in questo modo. Ecco. Altro luogo di culto di particolare importanza è la chiesa della Madonna degli Afflitti. Oltre all'imponenza della struttura, composta di tre grandi blocchi architettonici, all'esterno con dei rosoni artistici sulla facciata, è da notare la stradina che si dispiega ai suoi piedi, che simboleggia la Via Crucis. Molto artistiche sono le raffigurazioni delle tappe della crocifissione di Nostro Signore. Per quanto concerne invece la chiesa dedicata alla Madonna del Rosario, oltre alla statua che domina sulla facciata principale e al campanile che si erge alto sulla destra della struttura, l'ambiente interno si presenta con sobria eleganza. Al centro vi è la statua della Madonna del Rosario, affiancata a destra da quella di San Rocco. Adornare le pareti, molti affreschi antichi di pregevole manifattura.
indubbio valore artistico anche la statua della Madonna di Gesù, fatta risalire al 1523, opera di Giovan Battista Mazzolo, scultore che fu allievo del famigerato Giannini. La comunità dei San Procopiesi è molto religiosa. In un grazioso slargo del posto, piazza 4 Novembre, si trova un particolare obelisco, colorato in rosso, con una nicchietta vitrea sovrapposta, dove si trova una croce. Qui viene trasportata la statuetta di San Biagio, chiamato San Bagegio. Gli abitanti di questo piccolo paese sono particolarmente sensibili e vicini ai problemi della società. Ogni domenica, infatti, il nucleo dell'Avis viene qui per poter dare la possibilità di donare il sangue. A quanto pare, la proporzione fra numero di abitanti e donatori fa conquistare a San Procopio i primi posti della classifica su scala nazionale per quantità di sangue donato. Alcuni vicoli, alcune case testimoniano tutta la storia e le numerose vicende che negli anni hanno interessato questo paese. Oggi, infatti, qui si può passeggiare in alcune stradine caratteristiche dove prima abitavano famiglie che oggi vivono all'estero. Archi antichi in muratura, forni utilizzati molti anni fa per preparare pietanze. Tutto funge da testimonianza su tutto quanto sia accaduto in questi luoghi. I San Procopiesi non sono infatti un popolo comune. Nonostante l'inscindibile legame con la loro terra e il profondo legame di ognuno con le origini, questa piccola comunità ha avuto nel tempo la capacità di aprirsi al mondo e adattarsi perfettamente alle dinamiche di fenomeni come la globalizzazione che ormai interessano il nostro mondo. Simbolo della tenacia e della volontà di farsi conoscere nel mondo intero, portando avanti con dignità progetti importanti, è il gemellaggio che San Procopio ha fortemente voluto con il comune francese della Trinité, situato vicino Nizza. Io mi pregio di rappresentare in qualità di sindaco questo paese, il paese di San Procopio, la comunità di San Procopio, che oggi vive un momento importante. Un momento importante perché la storia ci dice che i San Procopiesi hanno dovuto negli anni passati trovare il pane per le proprie famiglie in altri contesti, in altre nazioni. Una di queste è la Francia, dove noi adesso, in una di queste città, la città della Trinité, andremo a gemellare la nostra comunità. Per noi è un momento storico. Un momento storico perché in maniera particolare dobbiamo evidenziare che gli amici francesi, gli amici della Trinité, hanno voluto scegliere una data, quella del 14 luglio, presa dalla Bastiglia, la festa della Repubblica Francese, quindi una data per loro importantissima, come lo è per noi il 2 di giugno, e loro hanno voluto scegliere proprio questa data dandoci l'onore di gemellare le comunità in questo giorno particolare. Ci sono delle affinità con la Francia. Italia e Francia sono state sempre due nazioni che hanno evidenziato un grande senso di appartenenza, un grande senso di democrazia. La Costituzione stessa della Repubblica è stato sempre motivo di rispetto verso la dignità dell'uomo. E questo significato storico importante ci rappresenta, e il gemellaggio, secondo il mio modesto parere, deve muovere oggi su un binario parallelo. Da una parte abbiamo la necessità di assaporare altre culture, di assaporare e di conoscere altre realtà, di evolvere le nostre conoscenze con altre esperienze. Ma in maniera particolare noi andiamo a gemellare dove i nostri cittadini negli anni hanno dovuto cercare
un lavoro, ci hanno dovuto cercare di portare il pane a casa lasciando la loro terra, cioè la terra di San Procopio o di territori limitrofi. Per questo noi oggi diciamo grazie alla comunità francese in questo caso, ma anche all'intera comunità internazionale, per aver dato la possibilità ai nostri concittadini di realizzare il sogno che ha l'uomo, quello di poter rendere serena la vita della propria famiglia. E si rende serena la vita della propria famiglia quando c'è il lavoro, quando c'è la possibilità di portare a casa il pane quotidiano. Per questo io ritengo che i nostri concittadini ringrazieranno sempre le città, le nazioni che li hanno ospitati. Si rimane davvero meravigliati notando con quanto entusiasmo un'intera comunità partecipi ad un evento di portata storica. Tutto è organizzato nei minimi dettagli e ogni abitante contribuisce effettivamente alla perfetta riuscita dell'evento. Il viaggio sarà lungo, ma non riesce ad intimidire minimamente chi attende la partenza, fremendo con la valigia pronta ormai da tempo. Oltre ai profondi valori e al patriottismo, i sanprocopiesi sono uniti anche dall'enorme divertimento che inebria gli animi, donato dal gruppo folcloristico che dovrà portare alto, assieme alle autorità comunali e a quelle religiose, lo stendardo del proprio paese in terra straniera. Ogni momento è buono per riunirsi a cantare e ballare. Sembrano farsi coinvolgere proprio tutti, grandi e piccoli, giovani e meno giovani. L'arrivo a destinazione finalmente allieta gli animi e dà la possibilità a chi ha conservato nel cuore da sempre la speranza di riabbracciare i propri cari di far diventare questo sogno realtà. Tra sorrisi sinceri e abbracci calorosi scappa anche qualche lacrima di commozione. La comunità dei sanprocopiesi della Trinite può finalmente sentire vicino l'affetto dei compaesani. L'accoglienza estera rispecchia ottimamente lo spirito patriottico che unisce questi due gruppi di italiani.
All'arrivo, infatti, tutto è pronto per poter gustare pietanze tipiche calabresi, poter brindare insieme all'evento e all'inaugurazione di una nuova storia di vita che segnerà il futuro di un'intera comunità. Con lo scopo di conferire la giusta solennità ad un evento così importante, i sindaci dei due paesi, Rocco Palermo per San Procopio e Jean-Louis Soffier per la Trinité, dopo l'incontro nelle lussuose stanze del consolato italiano a Nizza e dopo aver pronunciato un discorso intenso e di profondo spessore, hanno inaugurato formalmente il gemellaggio con una calorosa stretta di mano, simbolo dell'unione ormai inscindibile tra le due comunità. Grazie al gruppo folcloristico, le note dei balli tipici hanno allietato lungo tutto il pomeriggio gli animi dei presenti. L'incontro, oltre ai primi cittadini dei due paesi, ha coinvolto anche il console generale a Nizza, Agostino Chiesa. Il Consolato, dopo una ristrutturazione realizzata l'anno scorso, che ha riaperto al pubblico le grandi sale, l'ingresso principale con lo scalone monumentale, con la sala Teatro Michelangelo, bellissima per concerti, attività culturali e teatro, e la sala riunioni, oggi sala delle bandiere, dove confluiscono tutte le bandiere dei comuni italiani limitrofi e dei comuni francesi che sono vicino alla frontiera di tutta la Costa Azzurra. Ebbene, questa rinnovata apertura di grandi spazi al pubblico ha portato a una serie di iniziative molto importanti che testimoniano di una rinnovata presenza italiana molto qualificata nella Costa Azzurra.
mi limito a citare la preparazione e la realizzazione di un maggio italiano in Costa Azzurra che ha avuto la presenza per la prima volta di grandi nomi francesi attaccati all'italianità di Nizza, Dominique Fernandez, tanto per citare uno, accademico di Francia, e tanti numerosi altri che testimoniano dei collegamenti artistici, culturali, scientifici e in particolare a livello proprio scientifico la collaborazione tra le università italiane di astrofisica e il polo tecnologico avanzato che è a Sofia Antipolis, che è un gioiello francese ma che è collegato strettissimamente con le università di Genova, di Torino e anche della Val d'Aosta. Non è assolutamente casuale la scelta della data dell'ufficializzazione del gemellaggio. La manifestazione ufficiale e l'inaugurazione della targa, che ormai rimarrà per sempre impressa nei ricordi degli abitanti e sarà un'indelebile ed importante testimonianza per i posteri, si è tenuta il giorno del 14 luglio, data memorabile della presa della Bastiglia. Inaugurare questa alleanza il giorno della festa della Repubblica Francese simboleggia l'affetto e la stima che questa comunità nutre per gli italiani. Proprio in questo giorno, infatti, numerose manifestazioni ufficiali si sono susseguite in omaggio ai caduti in guerra. Thank you.
giorno per non dimenticare, un'opportunità per i sanprocopiesi di essere vicini a chi non può evitare di rievocare certi ricordi. La comunità italiana è infatti rappresentata dal primo cittadino Rocco Palermo, dal rappresentante delle forze dell'ordine di San Procopio Pino Marafioti e dal parroco del paese Don Carmelo Surace, con grande rammarico si è unita al dolore degli abitanti della Trinité. Realizzare in piccolo quello che i grandi della terra stanno proponendo al mondo intero, la globalizzazione dei popoli. E qui, come in nessun altro posto, le affinità territoriali, le vicinanze sociali e culturali rendono possibile tutto ciò. Quindi il nostro gemellaggio fa da cornice al pensiero di globalità di cui l'intero mondo oggi ha bisogno, considerando come solo concetto di unicità il pianeta Terra. La cittadina della Trinité e i territori limitrofi, per avere dato la possibilità ai miei concittadini e quelli residenti in tutto il territorio francese di poter realizzare il sogno che ogni uomo di sani principi vorrebbe realizzare, cioè trovare nel lavoro e con il lavoro la serenità familiare, considerato anche che il lavoro è un diritto fondamentale per ogni costituzione democratica. Noi abbiamo intitolata così, all'amico Jean-Louis Scoupier, sindaco della Trinité, con stima e riconoscenza. San Procopio, la Trinité, 14 luglio, Rocco Palermo sindaco. Affinché questo memorabile giorno possa incentivare sempre di più i nostri cuori verso una maggiore amicizia e collaborazione. Padre Luigi, parroco di La Trinité, per l'attenzione e il conforto spirituale alla comunità di San Procopio. La Chiesa non è sicuramente rimasta indifferente all'evento. Dato il significato, oltre che civile, anche religioso di questo gemellaggio, Don Carmelo Surace, unitamente con Padre Luigi, parroco della Chiesa della Trinità, hanno anche celebrato insieme una messa.
Il comune di San Procopio ha anche omaggiato la comunità religiosa francese donando un quadro raffigurante il santo calabrese a cavallo. Dipinto dopo essere trasportato non a caso dai sindaci dei comuni gemellati lungo il breve percorso della processione conclusasi nella chiesa della Trinità, è stato benedetto. In conclusione della funzione religiosa, l'opera è stata appesa nella cappella posta sul retro della navata principale, in modo da poter far rimanere il santo patrono vicino alla comunità dei suoi devoti. Gemellaggio culturale, ecco, fra comuni. Però, ripeto, in un paese piccolo e visti i rapporti anche ottimi che ci sono stati sempre fra la Chiesa e il comune, fra il parroco e il sindaco, no? Non poteva mancare anche il coinvolgimento della parrocchia. E quindi, ripeto, è principalmente e innanzitutto, diciamo, civile e culturale, però si è innestato anche questo gemellaggio spirituale che mi auguro successivamente sarà anche formalizzato, ampliato, ecco, mi auguro di poter invitare anche il parroco e la sua comunità, che comunque già ci accoglie, perché non sarà un incontro solamente con i cittadini originari di San Procopio, sarà un incontro anche con quella comunità di lingua francese, comunque originaria non di San Procopio. Per concludere in bellezza l'evento si banchetta con il ritmo sfrenato ed irresistibile della musica folk calabrese. In un mondo che cambia continuamente, dove i confini non esistono più, rimane saldo l'orgoglio e la dignità di un popolo fiero. San Procopio è una testimonianza di realtà che la gente disconosce, per questo l'invito che faccio a tutta la gente del mondo, non solo ai nostri concittadini all'estero, ma a tutta la gente del mondo, di passare da San Procopio, perché probabilmente qui si troveranno delle cose, delle novità, delle realtà che magari in posti più nominati o più artisticamente conosciuti magari non si riesce a trovare.